Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video utilità, sì, perché penso che a tanti di voi come a me è successo di andare a perdere dei dati, o meglio dei file di cose importanti che avevate nel PC, che avevate su una micro SD, che avevate su una pendrive, che avevate su un hard disk esterno come questo. Cioè è un attimo andare a perdere dei file importanti, soprattutto al giorno d'oggi, dove tutta la nostra vita è praticamente un file, che sia un video, una foto, una canzone, un file di testo, che sia un file PDF, cioè veramente ormai abbiamo tutto, la nostra vita in un file. E questo tanto utilizzo di memoria, dove archiviare tutti i nostri file, ci porta spesso a commettere degli errori volontari o degli errori involontari, magari andare a perdere foto di ricordi importantissimi perché li abbiamo cancellati accidentalmente, o magari dei video o qualsiasi altra cosa, magari di lavoro, dei file di lavoro PDF piuttosto che Word o Excel. Quindi cose che, se le andiamo a perdere, ci mandano veramente a massa il cervello. A me è capitato ovviamente con video e foto, una volta con un action cam e una volta con un drone. Pensavo di aver già trasferito nel mio hard disk i file che avevo su quelle memorie, invece no, e quando mi sono accorto di averli cancellati, lì è stato il panico. È da lì che ho iniziato e ho capito che bisogna avere nel proprio PC un programma di recupero di dati, e ce n'è più di uno. Quello che vi porto oggi sul canale è quello che ho provato io, e devo dire che è tanta tanta roba. Uno, perché ovviamente ha un'alta percentuale di recupero, tanti file potrebbero non essere recuperati, però una buona percentuale di file vengono recuperati, e come diceva qualcuno, piuttosto che niente, meglio piuttosto, e quel qualcuno la sapeva lunga, ve lo dico io. Quindi meglio recuperare magari 10 foto di 30 che avevamo che non recuperarne neanche una. Questa è la mia opinione. E poi ovviamente è possibile anche andare a recuperare file di micro SD, di hard disk danneggiati, dove non siamo stati noi a cancellare involontariamente i file, ma c'è proprio un danneggiamento della memoria, e anche qua questo software riesce comunque ad andare a recuperare in parte quello che avevamo nell'hard disk piuttosto che in un'altra memoria. E questo software di cui vi sto parlando, della software house TenoShare, e si chiama 4DDIG. Non so se il nome l'ho detto giusto, comunque vi lascio qua sotto il link in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata, nel caso vogliate acquistarlo. C'è, mi sembra, tre possibilità di acquisto: c'è quella per un mese, quella per un anno o quello a vita. Ovviamente i prezzi poi variano, però ho visto che fanno spesso degli sconti su quello che è il prezzo di listino. Io mi sono trovato benissimo quando ho avuto questi problemi che vi ho appena descritto. Sono riuscito a recuperare praticamente quasi tutto quello che avevo nella micro SD, perché erano delle foto e dei video di una location in cui ero andato, ma dove non è che ci potevo tornare il giorno dopo, era molto lontana da casa, ero in Trentino. Quindi detto tutto questo, adesso volevo farvi vedere come funziona questo software, perché uno dei suoi punti di forza, oltre l'alta percentuale di riuscita di recupero di file, è la praticità e la facilità di utilizzo, che chiunque può utilizzare. Il software è disponibile sia per iOS che per Windows, quindi chiunque può utilizzare questo software, e adesso volevo farvi vedere appunto il suo funzionamento. Per farvi vedere come funziona e per farvi vedere la sua resa, ho qua una micro SD nuova, quindi non è mai stato memorizzato nessun file, e nel computer, nel mio Mac, ho creato una cartella che ho chiamato prova 4DDIG, dove all'interno ho messo alcuni file. Poca roba, perché altrimenti il tempo di recupero diventa molto lungo, perché se avete tanti file, avete file grossi, il tempo di recupero che lui ci metterà sarà davvero davvero notevole. Quindi nel caso dobbiate recuperare tanta roba, non spaventatevi se il computer ci metterà magari anche un giorno intero a recuperare tutto, perché se avete 200, 300, 400 giga di roba di vario tipo, ci mette tante tante ore. Però quello non è importante, come vi ho detto, l'importante è riuscire a recuperare almeno in parte quello che probabilmente avremo perso per sempre. Allora, come vi ho detto, qua all'interno di questa cartella ho messo delle
nelle foto, quindi ho messo 6 foto, ho messo un file PDF che è un manuale di istruzioni, ho messo una musica e ho messo un video fatto con il drone. Quindi la mia idea è andare a mettere la micro SD che non è mai stata utilizzata all'interno ovviamente dello slot micro SD del mio Mac, vado a trasferire questa cartella all'interno della micro SD, dopodiché vado a cancellare i file e vediamo cosa succede, vediamo se lui riesce a recuperare almeno in parte questi file che io avevo messo all'interno della micro SD. Quindi vado a aprire la confezione della micro SD nuova fiammante, eccola qua, vado ad inserirla nel suo slot, vado ad aprirla, vado a trasferire la cartella, come abbiamo detto, prova 4DDIG, e vediamo che sono 1,68 giga di file. Perfetto, adesso vado a riaprire la micro SD, vedete che c'è la cartella che ho creato con i file che avevo posizionato già prima nella cartella, quindi abbiamo in tutto 9 file, come abbiamo detto 6 foto, un video, un PDF e una canzone. Questi sono i tipi di file che ho inserito, ovviamente lui è in grado di recuperare altri tipi di file, che sia un file Word, un file Excel, però giusto per farvi capire come funziona. Quindi vado a eliminare la cartella, vado a fare sposta nel cestino, vado a svuotare il cestino. Perfetto, quindi adesso se io apro la mia micro SD vedete che è completamente vuota, il cestino è vuoto, quindi a questo punto vado ad aprire il software, come vi ho detto che si chiama TenoShare 4DDIG, vado ad aprirlo, dobbiamo dargli anche la password di autorizzazione perché comunque lui deve avere l'accesso anche agli hard disk nel caso dovessimo recuperare file dal nostro hard disk e quindi dal nostro computer. In questo caso non è quello che dovremmo fare oggi, infatti io vado a selezionare non Macintosh come ci dà lui di default, ma vado a selezionare quello che è la memoria esterna micro SD. A questo punto vado a fare scansione, una volta che l'ho selezionata, quindi avete visto, semplicissimo, scansione, e lui inizia a scansionare. Vado a fare vista file, così ci dà proprio l'idea di quello che lui va a recuperare come foto, come documenti o come altro in questo caso. Come vedete il tempo di recupero è di 9 minuti ed era un file da 1,6 GB, 1,7 GB, quindi capite che se dovete fare un recupero di un hard disk e di un computer ci metterà tantissime ore, però come vi ho detto l'importante è il risultato finale. Quindi attendiamo questi 8 minuti e mezzo adesso e poi vediamo cosa ha trovato. Perfetto, abbiamo finito, scansione completata, vado a cliccare ok e vado a cliccare su recupera. Si prega di selezionare il file che si desidera recuperare, quindi vado a selezionarli tutti, giusto per non saperne leggere né scrivere, io li seleziono tutti e vado a fare recupera. Dobbiamo dirgli dove vogliamo che la cartella che conterrà tutti i file che è riuscito a recuperare il software venga salvata. Io voglio che venga salvata sulla scrivania, quindi vado a cliccare scrivania e vado a cliccare apri. Vedete che è stata creata una cartella denominata TechnoShare 4DDIG. Vado a fare apri. E questa è la cartella che abbiamo sul desktop, quindi sulla scrivania. Vado ad aprire e qua abbiamo tutto quello che ha trovato il software. Quindi andiamo su file cancellati e vediamo cosa c'è all'interno. Non ci interessa, non ci interessano, questi non ci interessano, quindi usciamo anche da qua. Questi non ci interessano, andiamo in questa. Abbiamo altre cartelle, vediamo, no, tutte queste non ci interessano, andiamo in questa. In questo file cancellati non c'è niente di quello che ci interessava. File esistenti non ci interessa, qua non ci interessa probabilmente neanche questa. Andiamo in file RAW, quindi qua abbiamo allora MP3,
Ecco qua il file musicale che avevamo che avevo messo nella cartella, quindi l'ha ritrovato e funziona. Infatti è funzionante. Ok, poi JPEG, vediamo, ha trovato tutte e sei le foto che avevo messo nella micro SD. Andiamo ad aprire giusto per vedere se il file non sia corrotto. No, non è corrotto e si apre tranquillamente. Infatti vedete che il file è praticamente quello che avevo messo io. Andiamo avanti a vedere cosa ci ha trovato ancora. Qua ha trovato un file ICO, che però il file ICO non lo riusciamo ad aprire. Quindi questo non l'ha recuperato in maniera sana. Andiamo a vedere qua, e qua non ha recuperato ancora niente. Torniamo indietro, andiamo a vedere file tag, e qua abbiamo il file PDF. Abbiamo recuperato il file PDF che avevo salvato, che sono le istruzioni dell'incisore laser della Longer. Quindi abbiamo recuperato in totale i 6 file video più l'MP3, quindi la musica, più il PDF. Non abbiamo recuperato il file video, quello è andato perso. Probabilmente, secondo me, sarebbe potuto essere questo, boh, non lo so. L'unico file che non è stato in grado di recuperare di tutti quelli che aveva da recuperare è il file video, e come percentuale, ragazzi, capite che è una percentuale bassissima, perché avevamo alla fine 6, 7, 8, 9 file, quindi il 10-15% di quello che c'era all'interno non è stato recuperato, ed è tanta roba, perché stiamo parlando di qualcosa che è stato cancellato dalla memoria. È quello che va valutato, perché se fosse facile recuperare completamente tutto quello che viene cancellato, allora a quel punto sarebbe inutile cancellare, cioè è tutto recuperabile e tutto è ancora all'interno della memoria. Quindi capite bene che recuperare l'85-90% di quello che avevamo, per noi che abbiamo perso tanti file, è tantissimo, qualcosa di eccezionale, perché è roba che noi non avremmo più. Quindi anche se avesse recuperato il 50%, sarebbe stato tanta roba lo stesso, perché 50% di niente, o il 50% o niente, cioè, quindi va bene tutto. Anche se ne recuperava il 30, poteva andare bene, perché era sempre meglio di niente. Quindi secondo me questo software, come vi ho detto, è incredibile, e avete visto la semplicità di utilizzo. In un clic fate partire la scansione, in due clic salvate la cartella con all'interno quello che lui ha recuperato. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la recensione e la prova di questo software recupera dati della TenoSheryl 4DDEG, questo software che secondo me è eccezionale, a me mi ha salvato la giornata quando avevo cancellato i file, spero che non dobbiate mai utilizzarlo, ma nel caso dobbiate farlo, spero che anche a voi vi migliori la giornata quando scoprite che avete perso i file e lui però alla fine ve li recupera perlomeno in parte. Quindi se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler di quello che arriva qua sul canale, spoiler di quello che vado a fare con i droni, quindi tantissimi spoiler di dove vado a far volare tutti i miei droni. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Se recupero i coupon sconto anche di questo software, li pubblicherò sicuramente anche lì. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un tutorial come questo o una novità. Ciao e al prossimo video!